non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. E non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero un bignè. Chi sei? Che contessa? Tu non sei più la stessa. Come appariva poche ore fa Targu Mures, e un gran paese in festa per la vincita milionaria. Finalmente andiamo a scoprire chi è il vincitore. Eccoci qui, andiamo a conoscere il vincitore degli 80 milioni di euro, il signor Solstizio Baldroni. Solstizio, ha vinto 80 milioni di euro. Sì, 80 milioni, dove stanno? Come dove stanno? Deve andare da un notaio, farsi autenticare la vincita e poi può andare in banca a riscuotere tutto. Notaio. E chi è il notaio? Come chi è il notaio? Non sa chi è il notaio? No! Il notaio è un professionista che si occupa di autenticare documenti, eredità e testamenti. Testamenti? E che cazzo? No, testamenti, non solo testamenti, anche vincite milionarie come la sua. Ah, va bene, va. Ed ecco che arriva a gran sorpresa il signor Archimede con una bottiglia di spumante per festeggiare questa grossissima vincita. Archimede, anche tu prenderai una percentuale da questa vincita. Una piccola sciocchezza, solo 40.000 euro. Ah, 40.000 euro? Ma no, ti do 4 milioni, ti faccio aprire un locale più grande! Grazie! Vediamo a caldo, andiamo a scoprire un po' le sensazioni della gente. Cosa ne pensi di questa vincita? Del nostro amico Solstizio? Ma guarda, sono davvero contento per il mio grande amico di infanzia, il buon Solstizio. Ah, okay. Quindi vi conoscevate? Sì, sì, abbiamo mai. Grazie, grazie, grazie. Uè, animale! Non è che sei, siccome sei diventato ricco, adesso ti monti la testa, eh? Rimarrai sempre una merdaccia, ricordalo, eh! Cretino, i piatti erano puliti prima! Ma dove parla? Sempre la stessa cosa, dici, la cucina era piccola e da ho grande! Ho capito, dici sempre la stessa cosa, sottosviluppato! Sei un sottosviluppato, un africano! Sei un pappagallo! Ma va! Mi scusi, il cane, come si chiama? Azzurro, perché? Ne voglio uno uguale. Beh, vattelo a comprare, no? Che cacchio vuoi a me? Lo chiamerò Nibele. Auguri, auguri. Ricordati, nobili, si nasce. Tu rimarrai sempre un soldo sviluppato. Andiamo, Zubele. Lasciamo gli animali nella loro tana, ma va. Litigare ogni volta con il barone mette in testa Solstizio un'idea singolare. Buongiorno signorina, mi scusi, il signor Baldrone dovrebbe arrivare perché sono le 5 e mezza. Cazzo, il tempo è denaro, no, eh? Oh, buongiorno, buongiorno signor Baldrone, prego, si accomodi. Come mai questo ritardo? Ho fatto una cagata. E cosa stiamo parlando? Perché è venuto qui? Ho vinto la lotteria, un biglietto. Ah, bene, me lo mostri. E poi me lo rubi tu. Ma è il mio mestiere, lo faccio per mestiere, quindi me lo faccio vedere pure. Lo vediamo insieme, lo vediamo. Va bene, me lo faccio vedere. Posso? Prego, prego. Ah, bene. 80 milioni, prego, avanti. Oh, buongiorno signor Sindaco, come stiamo? Bene. Allora, bene. Sempre al lavoro ti vedo. Sì. Colgo l'occasione per presentarle il signor Baldrone. Baldroni! Ah, scusi, Baldroni. Sì, prego, il signor Sindaco. Piacere, Sindaco. Bene. E questo ragazzo cosa ha combinato? Niente, praticamente c'è stata una super vincita, pare 80 milioni a... Sul serio? Sì. Bene, sono contentissimo che un mio concittadino abbia avuto questa fortuna, l'aveva bendata alla fine. Sì. E niente, mettiamo a posto le ultime cose e poi... Bene! Va bene! Sono un po' di fretta, sai? Va bene. Quindi ci vediamo domani. Va bene, arrivederci. Salve! Allora, signor Baldrone, diciamo? Qui c'ho il biglietto qua. Sì, allora, le devo fare la ricevuta per andare a ritirare i soldi in banca, ok? Posso? Prego. Grazie.
Ok, allora con questo può andare in banca a ritirare i soldi. Va bene. Posso fare una domanda? Facciamo che prima vada a prendere i soldi in banca e poi può venire quando vuole, può farmi domande, ok. Va bene. Va bene? Ciao, arrivederci, siamo padroni. Arrivederci. Vieni, vieni avanti. Buongiorno, buongiorno. Che vuole lei? Vendi i tappeti, non vogliamo niente. No, no. Ho vinto la lotteria. Mi manda la lotteria, la lotteria. Mi manda il notaio, mi manda. Notario. Sì, sì, guarda, guarda. Che cosa? 80 milioni di... Mi scusi. Prego, con chi ho il piacere di parlare? Solstizio Padroni. Prego, Solstizio, si accomodi. Le posso dare del tu? Anche del tu, del lei. Come vuole lei? Allora, che facciamo? Incassiamo? Come no? Come si vuole comportare? Vuole ritirare la somma? Vuole che le do un carnet di assegni? Carta di credito! Allora, signor Bandroni, può ritirare tutto fra qualche giorno. Con questa carta di credito lei può spendere quello che vuole. Non ha limiti, non ha niente. Perfetto? Come no? Grazie, grazie, è un piacere di vedere. Anche lei. Ciao. Avanti, avanti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come va? Tutto bene. Tutto bene? Si accomoda. Grazie. Tutto risolto in banca la questione? Sì, sì, tutto bene, tutto a posto. E per quanto riguarda la domanda che mi voleva fare? Ah, per diventare, dicevo, nobile. Ah, per diventare un nobile. Allora, la questione è abbastanza complicata, perché per diventare nobili o si nasce, o ci si sposa un nobile, oppure si compra un titolo nobiliare. E se le posso fare io la domanda, ma perché vuole diventare nobile? Così, per spese. Ah, ho capito. Va bene, quindi la posso mandare da un amico mio, può dirle tutto quello che le serve e le lascio l'indirizzo al massimo. Ok, va bene? Questo è l'indirizzo, se vuole può parlare con lui tranquillamente. Va bene. Va bene? Per quanto riguarda la parcella, la percentuale, soldi? La prestazione, sì. Prego, sì. Sono 50.000 euro, vai! Bene, 50.000 euro. Diciamo che per adesso può bastare. Va bene, 50.000 euro. Va bene, ringrazio, arrivederci, arrivederci, come trovi. Let's go! Buongiorno! Salve! Mi dica, come si chiama lei? Solstizio Padroni! Sì, I am Mr. Picasso! Joe Bazzaro! Come si permette, può dei termini lei, eh? Ok, anche Pappagalli! Mi raccomando! Mi raccomando! Mi dica, cosa vuole lei da me? Vorrei comprare un titolo nobiliare. Per quale motivo lei vuole comprare un titolo nobiliare? Ho vinto alla lotteria. Ah, very good! Yeah! Yeah, yeah, bravo, bravo! Senta, c'ho proprio ciò che fa per lei qui. Scusi, perché c'hai i capelli neri? E la barba bianca? Me la tengo, guarda. Vabbè, va. Sono fatti miei. Vabbè, va. Senta, stavo dicendo a lei, proprio la pigione è molto un costo. Ah. Quindi si è liberato, diciamo, un titolo da avviare. Ho capito. Se vuole dare un'occhiata, faccio pure. Bello, bello. Quanto costa? Dollari. Much? Much? Bella domanda, eh. Senta, viene 15 milioni, ma lei faccia anche 10 milioni. È un grande affare, eh? Grandissimo affare. Prego, prego, vedo pure. Poi vediamo, quanto ciò. Faccia con cosa, tranquillo. Facciamo 15, vai. E per i pagamenti come facciamo? Può lasciarmi la carta di credito, poi mi vedo io.
Come no? Tanto subito. Prego. Bisogna festeggiare. Dai, festeggiamo Conte e Salsizio. Aspetta che mi faccio anche una suonata, sa. Sono il Conte Salsizio Mandroni!